Ciao ragazzi e benvenuti al canale 7 di Coppe. Un saluto, un bacio e un abbraccio a tutti voi dal vostro amico 7 di Coppe. Ragazzi, oggi andiamo subito a bombazza a parlare del centrocampo della Roma, perché sinceramente quest'anno abbiamo segnato poco. Le azioni partono tutte dal centrocampo. Mi sono arrivate una serie di nomi che ho qui appuntato qua, mi è arrivata un'email con tutti questi nomi dalle mie fonti, e adesso andiamo ad analizzare insieme cosa ci serve, cosa dobbiamo togliere e quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni del calciomercato. Ovviamente lo sappiamo, il calciomercato quando apre, ma le trattative cominciano prima. I nomi ci stanno e andiamo ad analizzarle insieme. State sintonizzati e partiamo subito. Allora, prima di tutto andiamo a vedere quello che abbiamo, quello che dobbiamo togliere e quello che dobbiamo prendere. La prima cosa da fare, da andare a analizzare, è vedere quello che abbiamo. Chi abbiamo adesso che ci può dare garanzie per il prossimo anno a centrocampo? Pellegrini si è spostato un pochettino dietro, ok? Perché Pellegrini lo sappiamo dove gioca, gioca un pochettino più davanti. Non è un intermedio, non è un mediano, a noi quello che ci serve è un mediano che fa da pendolo tra difesa e centrocampo, che lancia i palloni, che manda gli attaccanti in rete, ragazzi. Un mediano che ti fa quei tiri no look che te aspetti, dai. Mo è inutile parlarci, Raccigliare è uno che aiuta ovviamente la difesa. Dai tempi di De Rossi non ne abbiamo preso uno, stiamo aspettando. Quando cavolo lo prendono il centrocampista? Allora, andiamo a vedere. Per adesso abbiamo solo Cristante, che deve rinnovare, ed è sicuro, quasi sicuramente, uno che rimarrà alla Roma, perché ovviamente lo rinnoveranno, non si sanno ancora le cifre, ma andiamo a vedere. Poi, la situazione di Mkhitaryan è quella che vi ho raccontato. Mkhitaryan è un giocatore che non si sa se rimane a Roma, perché attualmente prende 3 milioni e mezzo. La Roma non è disposta a fargli un contratto di 2 anni e dargli 7 milioni di ingaggio a Mkhitaryan, anche se secondo me è un giocatore che li vale, perché alla fine ci ha messo il suo, però in fase calante, ragazzi. L'anno scorso con Fonseca avete visto quello che ha fatto, quest'anno ha giocato bene, ma per quanto riguarda le sue reti, e andiamo a vedere l'analisi delle reti e degli assist, è un pochettino scemato. Quindi il primo di agosto farà 34 anni, altri 2 anni di contratti chiede, arriva a 36 anni, da 3 milioni e mezzo a Mkhitaryan, non lo so se rimane. L'Inter si è inserita pure bene, attendiamo ovviamente gli sviluppi della situazione e andremo a vedere insieme e vi farò il punto su Mkhitaryan. Io mi sono sbilanciato, ho scritto fumata bianca, ma io non mi fido tanto del Corriere, regà. Zazzaroni è quello che è, lo sappiamo tutti quanti, e Zazzaroni è questo. Spara un sacco di cazzate, aveva detto tante cose sbagliate, ha detto che Dybala ha scelto la Roma, quando invece non è vero. Tutti dicono, anche dall'Argentina hanno detto Dybala ha scelto la Roma, ma questa poi è un'altra situazione che ovviamente vi ho già analizzato, ma che poi andremo a seguire nei prossimi video. Oggi voglio finire di parlarvi del centrocampo. Ad adesso Mkhitaryan non si sa se rimane. Oliveira, che ci dobbiamo fare? Il Porto chiede 13 milioni, abbassate le pretese, Pinto, fai abbassare le pretese, 13 milioni per Oliveira, io non ci ricaccerei, io massimo gli darei 5 milioni per piano come Oliveira, che tanto per fare il comprimario lo metti in panchina e lo fai entrare a partita in corso, o magari quando ci stanno i turnover infrasettimanali che devi andare a giocare contro una squadra che viene dalla Serie B ed è inverno, ovviamente fai giocare Oliveira e poi la partita successiva c'hai la Juve nel turno del weekend e poi c'è la Coppa la settimana dopo. Quindi Oliveira è buono, ma a 13 milioni io non lo riscatterei. Secondo me rimane, perché è già imparato l'italiano, però 13 milioni, ragazzi, io non glieli darei. Diawara è da mandare via, Diawara pure un altro da mandare via. Per adesso ci sta il Valencia, c'è il Valencia su Diawara, e ovviamente siccome Pinto non si è svegliato durante gennaio, il Valencia aveva offerto un ingaggio per Diawara, ma purtroppo non ci siamo mossi in anticipo in tempo e Diawara è rimasto a Roma, ha alzato la coppa da non protagonista, però Diawara pure è prossimo a partire. Veretout sarà un altro che partirà, perché su Veretout ci sono tre squadre ci sono: Marsiglia, Newcastle e Napoli. E Napoli lo vuole? Ok, calciali i soldi e ce li dai, altrimenti ce dai Koulibaly, l'ho detto ieri, cioè dai Koulibaly
perché alla fine quello è Koulibaly, il prossimo anno gli è scaduto il contratto, gli hanno fatto un rinnovo dell'ingaggio a 3 milioni, è ridicolo, cioè via 6 gli fai 3 milioni, ovvio che lui non accetta, però sullo sfondo ci stanno pure blasoni come Barcellona, quindi Koulibaly non lo so, ovviamente è un pochettino sbilanciato questo scambio. Andiamo a vedere i nomi invece di quelli che potrebbero arrivare e vi dico io quali sono quelli sicuri e quelli che invece sono cazzate da giornalari, ok? Maxim Lopez è un nome che circola molto perché si è fatto questo nome anche a Trigoria. Io ne ho parlato anche nell'altro video, ma Maxim Lopez non può venire a Roma per due motivi. Il primo motivo, tecnicamente non è un giocatore da Mourinho, quindi Mourinho non lo vuole Maxim Lopez, gli piace ma non è adatto per la Roma. E poi Maxim Lopez sinceramente potrebbe venire a fare la panchina a Roma, non è un giocatore da Roma, non è per alzare l'asticella. Per carità, non voglio declinare il giocatore, non voglio dire niente male del giocatore, ok? Non voglio dire niente di male sul giocatore, un ottimo giocatore, un bravo giocatore, mi piace, però non è un giocatore da Mourinho, perché Mourinho vuole cagnacci box to box, vuole giocatori possenti a centrocampo alla Sciaga. Quest'anno Sciaga non arriverà, perché ormai Sciaga, la situazione di Sciaga è tramontata definitivamente, però per dirvi un'idea. Uno che controlla, che ha le chiavi in mano del centrocampo, uno che in centrocampo mozzica le caviglie agli avversari. Maxim Lopez è un ballerino, non è da Roma. Può venire a fare il comprimario? Forse sì, ma ci abbiamo già gli altri però, ci abbiamo Olivera, ve l'ho detto prima. Questo è il punto 1. Il punto 2, Maxim Lopez non può venire e io non ce lo vorrei mai perché il Sassuolo è una bottega cara. Ragazzi, io non voglio regalare i soldi al Sassuolo e ci fa sempre a pizzicare i ragazzi da primavera. Cioè loro ci danno, mettiamo caso, ci danno Maxim Lopez e noi che cazzo gli hanno mandato? Bove, Volpato, Tripi, che gli hanno mandato? No, io questi non ti do, gli abbiamo dato già Ciervo, basta, gli abbiamo dato Frattesi, gli abbiamo dato Scamacca. E questi pretendono troppo. Io col Sassuolo non farei nessun accordo e quindi Maxim Lopez lo escluderei a priori, ok? Sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dell'investimento, perché non voglio regalare ragazzini al Sassuolo e va contro il principio e il progetto tecnico dipinto, perché ha detto che vuole portare i giovani alla Roma e farli crescere in prima squadra. Quindi questi è da escludere. Andiamo con gli altri nomi. Si è parlato di Matic l'ho detto anche all'altro video, è da escludere. 7 milioni e mezzo di ingaggio per uno da 34 anni, 7 milioni e mezzo è troppo, è da escludere. Lui non è da Roma nemmeno, sta fuori budget ragazzi, perché il livello del budget della Roma è 4-5, Pellegrini e Ebram, più di quello non possono andare, a meno che nel tempo magari fanno un contratto ad un ragazzo che ha 24-25 anni, gli fanno un contratto da 4 anni e con i bonus, partendo da una base di 5, con i bonus col prolungare del tempo magari arrivano a 7. Però non puoi dare 7 milioni a un giocatore che prende più di Pellegrini e Ebram, ovviamente si creerà scompiglio negli spogliatoi, quindi Matic è un altro da buttare nel cesso. Un altro nome che ho ricevuto oggi, che è uscito anche nei giornali, un altro nome, Paredes, un ritorno di Paredes dal PSG, anche lui prende 7 milioni e mezzo, è molto più giovane di Matic, ma Paredes uguale a Matic, 7 milioni e mezzo, non si viene a ridurre l'ingaggio alla Roma perché ovviamente ancora vuole strappare il contratto di fine carriera e non si viene a ridurre l'ingaggio, assolutamente non verrà alla Roma, anche se a me Paredes mi piace, ma non credo tanto alle minestre riscaldate ragazzi, non ci credo tanto, però Paredes mi piace molto, quindi Paredes è buono, molto buono. Poi andiamo a vedere un altro nome che ho fatto anche negli altri video, è di Douglas Luiz, e qui devo mettere un centro, quando tiri la freccetta e fai centro, pam! Douglas Luiz è il giocatore ideale della Roma, ma non è perché lo dico io, sta sulla lista di Mourinho ragazzi, Douglas Luiz, io sto aspettando solamente che ne parleranno sicuramente, ma Douglas Luiz è un giocatore da Roma ed è uno che probabilmente arriverà. Non lo so se sarà l'unico colpo al centrocampo, ma non credo, visto le uscite, ma Douglas Luiz è un giocatore della Roma.
per l'ingaggio che prende, per la squadra dove si trova, perché l'Aston Villa ha preso Camara. Camara ovviamente prenderà il posto di Douglas Luiz, che verrà, è stato automaticamente fatto fuori. Chi si fa sotto? Si fa sotto la Roma, si fa sotto Mourinho, si fa sotto Thiago Pinto, è brasiliano, parlano portoghese, ragazzi, questo è l'indiziato numero uno per la prossima, per il prossimo centrocampo anno 2022-2023, Douglas Luiz, e lo dico adesso io qua. Se poi non arriva sarò il primo a smentire, ma fidatevi che Douglas Luiz sarà il primo giocatore della Roma che Mourinho vorrà, perché l'ingaggio rientra nelle corde della società. Ha un ingaggio di 1,7 milioni che percepisce l'Aston Villa, con 2 milioni e mezzo si può portare alla Roma. E questo è una grande cosa, perché ovviamente te levi a parametro zero, e poi sta pure in scadenza oltretutto, e paga pure da meno. E questa è una grande cosa, perché te levi Mkhitaryan che pia 3,5, ok, te lo levi a zero, ma ci stanno i premi che abbiamo raggiunto, la finale di conference e tutto questo qua, quindi il budget ce l'abbiamo, vediamo pure se ci vendiamo Veretout, e te pigli Douglas Luiz, che è molto forte. A me piace moltissimo Douglas Luiz, per carità, non è un top player, ma lo vedo benissimo nello schema di Mourinho. Douglas Luiz lo vedo troppo bene, ragazzi, perché è un giocatore possente che mozzica le caviglie, esattamente il profilo ideale che vuole Mourinho. Lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale. Forza Roma, ragazzi, e un bacio e un abbraccio a tutti quanti voi. Sempre forza Roma.